Per iniziare il 2012 nel migliore dei modi, allontanare lo spettro della retrocessione e fare la voce grossa al Fausto Coppi di Tortona, l'Asti vuole subito ottenere i primi tre punti. Un saluto da Davide Chicarella che sotto la regia Enrico Bosia commenterà per voi il match odierno. Sfida subito assolutamente interessante, con in palio una buona fetta di permanenza in Serie D tra i Galletti e la formazione alessandrina allenata da Giovanni Fasce. Non senza polemiche, strascichi pesanti sull'addio di Sergio Dino, che ora ha deciso di vestire la maglia del... E arriva la rete! Vantaggio biancorosso, gran gol di Piattone, di Domenico Pirrotta. Buco totale a livello difensivo da parte della formazione alessandrina, è stato bravo Pirrotta a inserirsi nello spazio e freddamente con un piatto destro ha battuto sul palo alla sua sinistra l'estremo difensore Torre. Porta intanto palla Beretta, prova subito a reagire Villalverni, attenzione a Di Gennaro che crossa verso il centro, palla irraggiungibile per Promutico ma si fa subito vedere dalle parti di Sperandio dopo lo svantaggio il Villalverni. Cross, colpo di prima intenzione di Berretta e miracolo da parte di Andrea Sperandio. C'è ancora un'ultima opportunità di impattare la sfida per gli alessandrini col controllo affidato a Balacchi di Gennaro. Salta in dribbling Mogos, crossa verso il centro, un colpo di testa, opportunità per Promutico. E calcia addirittura su Beretta che poi chiede un calcio di rigore per fallo di mano di De Stefano, così è. Beretta contro Sperandio, rincorsa del numero 11, battuta a rete, aveva intuito la direzione del tiro, ha solo sfiorato il pallone ed è arrivato l'1-1 firmato dal numero 11. All'intervallo posta equamente divisa tra Asti e Villalvernia, 1-1. Palla gestita da Berberi con un traversone di Pirrotta verso De Laurentiis. Non riesce a imprimere forza al proprio colpo di testa da posizione favorevole. Bella opportunità per l'Asti. Vasile Mogos. Celeste. Palla filtrante verso Oltian Berberi. Conclusione di Berberi. Dice di no l'estremo difensore Torre. Bel contropiede orchestrato da Medeo Celeste e concluso da Oltian Berberi con la respinta da parte del numero 1 avversario. De Laurentiis, c'è Rizzo che serve lo stesso De Laurentiis, opportunità 2 contro 2, attenzione ad Alessandro Rizzo, cerca l'ultimo passaggio verso il compagno ma c'è ancora Oltian Berberi, traversone verso il centro! C'è libero sasso sulla sinistra che non viene servito, eccolo ora in possesso del pallone. De Stefano si fa vedere De Laurentiis in profondità, lisciano un po' tutti, c'è forse un fallo di mano e calcio di rigore per l'Asti a commettere l'infrazione Patrone. Proprio last second i Galletti hanno l'opportunità di trovare la vittoria con un calcio di rigore. Tutto è pronto per il tentativo di trasformazione, Oltian Berberi contro Torre. Rincorsa di Berberi dagli 11 metri, battute rete! L'Asti è in vantaggio, 2-1 per i Galletti. Proprio all'ultimo minuto di recupero, mentre viene segnalato ancora un ulteriore giro d'orologio prima della fine delle ostilità, fatto sta che i biancorossi di Fabio Fossati stanno cullando tre punti fondamentali nella corsa salvezza contro un avversario diretto e soprattutto di rango che risponde al nome del Villalvernia di mister Giovanni Fasce.